le opposizioni hanno presentato un disegno di legge circa l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale che dovrebbe andare in qualche modo a ristorare le regioni per questo debito della sanità. Lei pensa di accogliere questa proposta? Senti, io non prendo lezioni da chi ha avuto per 10 anni i ministri della salute, partendo da Rosi Bindi e finendo con Speranza, passando per Beatrice Lorenzin, che è peraltro artefice di uno dei documenti che ha messo in maggiore difficoltà la sanità delle piccole regioni, perché quel documento con i suoi parametri insomma, impedisce di creare una rete ospedaliera adeguata alle realtà come l'Abruzzo e come tante altre regioni. Quindi ora definirla con questa prosopopea e con questa polemica, i fondi per la sanità il governo Meloni li sta incrementando, tutti noi siamo al lavoro per fare del nostro meglio, per cercare anche ulteriori risorse, sappiamo che in sanità più soldi ci sono meglio è sempre, quindi nessuno sputerebbe sul piatto se si trovano risorse, però è ora di finirla con la demagogia a buon mercato da parte di chi ha gestito la sanità. Vogliamo commentare come abbiamo trovato la sanità in Abruzzo? Facile fare i bilanci in pareggio non spendendo, non comprando apparecchiature, noi abbiamo fatto l'esatto contrario, forse abbiamo speso qualche milione in più, ma oggi la regione Abruzzo è la regione in Italia, se non è la migliore, tra le migliori come diciamo, efficienza e modernità del proprio parco mezzi, chiamiamolo così. Le TAC, le risonanze magnetiche sono dati ufficiali che dimostrano come mentre in tutta Italia questo tipo di apparecchiature con oltre 10 anni di età sono almeno il 50%, da noi sono meno del 30%. Vuol dire che abbiamo rinnovato queste apparecchiature garantendo efficienza, modernità, naturalmente questo ha un prezzo, siamo chiamati anche per legge a tenere sotto controllo e in ordine i conti, peraltro io ho appena vinto una battaglia che adesso si deve trasformare in una norma di legge sul payback farmaceutico, dove il governo Conte aveva modificato a beneficio di alcune regioni, in particolare della Lombardia, la distribuzione di questo payback farmaceutico. È curioso che quelli che poi si stracciano le vesti sull'autonomia differenziata e sulla difesa del Sud hanno creato norme che hanno tolto dal Sud centinaia di milioni di euro trasferendoli in Lombardia. Abbiamo raddrizzato anche questa cosa che porterà negli anni al recupero di qualche decina di milioni negli ultimi 4 anni grazie al governo Conte e a una norma che non ha modificato né il ministro Speranza né il governo Draghi. Noi abbiamo perso 80 milioni che sono più o meno quelli che oggi mancano per far quadrare i bilanci e per mettere la sanità abruzzese al riparo da ogni polemica.